trasporto pubblico locale. La CGIL denuncia problemi per i tagli alle risorse e la carenza di personale, proclamato uno sciopero il 16 settembre. Parliamo ora di trasporto pubblico locale. La CGIL denuncia tagli di risorse, carenza di personale e mezzi inadeguati. Proclamato uno sciopero di 4 ore per il 16 settembre. Il servizio è di Edoardo Petti. Evocano il rischio del sopravvento di logiche di mercato e profitto nei collegamenti tra città e borghi, zone industriali e campagne, entroterra e litorale. Per questo i rappresentanti della Federazione Lavoratori dei Trasporti, della CGIL Abruzzo Molise, annunciano un salto di qualità attraverso uno sciopero di 4 ore la mattina del 16 settembre nella mobilitazione su ritardi e carenze riscontrati in un comparto nevralgico per il tessuto economico-sociale. A partire dal bando promosso dalla TUA, l'azienda pubblica unica del trasporto locale, per assumere 79 persone, tra cui 55 carrozzieri e addetti alla manutenzione, e acquistare tra il 2018 e il 2019 206 nuovi autobus e pullman al fine di modernizzare un parco mezzi in gran parte vecchio di 12 anni. Iniziative tuttora ferme, spiega il responsabile locale della FILT CGIL Franco Rolandi, ricordando come nell'arco di 5 anni le risorse pubbliche destinate al settore abbiano subito un taglio di 55 milioni di euro, aggravato dal numero elevato di viaggiatori che non pagano il biglietto. Un calo dei fondi che, ad avviso del rappresentante sindacale, si riflette sulla mancanza di mezzi pubblici per gli operai attivi nell'area industriale della Val di Sangro e di una tariffa agevolata unica valida per tutti i cittadini abruzzesi. La risposta a tali ritardi, rimarca Rolandi, non può passare per scelte come l'affidamento ad aziende private dei collegamenti di tratte stradali con pochi viaggiatori che TUA non è in grado di assicurare. Di fatto assistiamo a una sorta di privatizzazione mascherata, tra l'altro senza alcuna garanzia per gli addetti e per i lavoratori che andranno a espletare questi servizi, perché nel capitolato di gara non è previsto espressamente l'applicazione del contratto del trasporto pubblico locale, e non escludiamo, così come avviene ad esempio per gli scuolabus, per il trasporto scolastico, che a breve ci ritroveremo pensionati alla guida degli autobus.